Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video. In questo nuovo video vorrei mostrarvi un'applicazione che sarebbe questa, OneFootball. Allora, questa è un'applicazione in cui ci sono appunto tutte le notizie di calcio. E qua ci sono anche i trasferimenti che stanno avvenendo. Allora, qui invece c'è la squadra preferita che la mia è la Juventus. Inoltre, se andiamo qua, possiamo andare a vedere partite dove ci sono tutte le partite. E qua ci sono le partite della Serie A. Invece, se si va a tutte le partite, sono le partite di ora e quelle che sono state già fatte. Ok, invece se andiamo a profilo, va bene, questo è il mio profilo. Qui vedete, inoltre ci sono tutti i campionati e coppe che fa la Juventus, appunto, International Champions Cup, Coppa Italia, Serie A, Champions League, amichevole per club e Supercoppa italiana. Poi qua si possono esplorare le competizioni e qua si possono esplorare le squadre di ogni appunto campionato. Ok, andiamo a notizie. Qui, come vedete, qui ci sono tutte le notizie, appunto, e siccome sono tutte le notizie, anche i trasferimenti, come siamo arrivati nella parte finale del calciomercato, mancano all'incirca una quindicina di giorni, no, pure di meno, una decina di giorni. Siccome manca così poco, questi sono gli ultimi giorni, quindi i più caldi, vorrei portare ogni giorno uno o più video su questo appunto sito, in cui vi farò vedere appunto e dirò tutte le ultime notizie calciomercato e farò vedere i trasferimenti, in modo da darvi anche gli appuntamenti per ogni partita che ci sarà, e quindi credo che ogni giorno porterò uno o più video di questo. E quindi, se volete scaricarla, ok, basta che andate su Play Store, andate su Google Play. Io non mi ricordavo come si chiamava, quindi ora, se andate qua e scrivete OneFootball, come vedete la prima, c'è scritto anche da non perdere, perché diciamo che l'applicazione migliore ora per appunto tutti questi risultati e notizie. Allora, quindi basta che andate su Play Store, scrivete OneFootball e appunto la installate. Come vedete anche 4.5, quindi se vi è piaciuto questo video in cui vi mostro questa applicazione che per me è la più, cioè, è quella che dà maggiori notizie per il calcio. Quindi, se vi è piaciuto anche a voi questa applicazione, se vi piace anche a voi questa applicazione, installatevela. E quindi, se è piaciuto anche questo video, iscrivetevi e lasciate un like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!